Dice Gorgia, l'essere non è in nessun luogo, perché tutto ciò che esiste non è l'essere, ma è un ente, cioè qualcosa che esiste. Su questo ci siamo. Il mio smartphone, la mia agenda nuova, i miei occhiali, il tuo portacolori, il tuo zaino, casa tua, non sono l'essere, sono qualcosa che esiste. Enti, bravissima, sono enti, ma non sono l'essere. Utilizzando la metafora ormai classica che conosciamo, non sono la luce, ma cose illuminate dalla luce, no? Cose che vediamo grazie alla luce. Così come gli enti esistono grazie all'essere, ma non sono l'essere, così le cose visibili sono tali grazie alla luce, ma non sono la luce. Ok. Ora dice Gorgia, l'essere, non essendo in nessun luogo, perché non si identifica con nessuno degli enti, non esiste, perché tutto ciò che esiste è in un luogo. Una cosa che esistesse senza essere in nessun luogo, in realtà non esisterebbe. L'essere, dunque, è uguale al nulla. Il nulla non è forse ciò che non è in nessun luogo? Dunque, fine del ragionamento, che è perfettamente logico e conseguenziale, l'essere è il non essere. Incredibile, abbiamo completamente ribaltato Parmenio.